Bentornati a tutti. L'ultima bacchetta che vi avevo presentato era la bacchetta che si illuminava di Voldemort, quella che ho definito essere più una versione giocattolo che una versione bacchetta. Questo qui invece è un fodero di una normale bacchetta, il fodero diciamo stile Ollivander, come potete vedere, di quella che è una bacchetta in genere prodotta in resina. Vedete? C'è il fodero di cartoncino plastificato che è molto molto, vedete, è anche gratinato, quindi è almeno che non lo si vuole distruggere, vedete, ci potete anche graffiare sopra, non rimane nessun segno. E sotto è cartone e qui c'è, ora zoom, si vede per pochi istanti comunque il marchio di originalità. Il fodero si apre così e all'interno ci sono le due striscette di non lo so, sembra velluto ma non è velluto. Comunque ci sono queste due striscette di satin blu, vedete che si apre, e qui che si adagia la bacchetta. Qui è spugnetta molto bella, spugnetta, vedete, è proprio morbida, è proprio velluto, è proprio ben fatta, non è come le altre, vedete, è proprio una spugna, come ve la voglio descrivere, vedete, una spugna a cuscinetto. E qui al centro ci sta la bacchetta. E voi direte, ma dov'è la bacchetta? La bacchetta è lì. Allora, questa qui, diciamo, il fodero è normale, in tutto e per tutto, come se avessi acquistato una bacchetta di resina. Perché dico come se avessi acquistato? Perché in realtà io non ho acquistato una bacchetta in resina, ma ho acquistato una bacchetta molto costosa che io ritengo essere la nona. Se fosse Beethoven, questa sarebbe la sua nona sinfonia. Allora, questa bacchetta è chiaramente la Aetherwand, scusate l'inglese, è la bacchetta più potente del mondo nella saga, sia cinematografica che letteraria. Come potete vedere, l'espositore, il solo espositore, costa tantissimo. Anche questo è un prodotto noble. Vedete qui, zoom. Emma di Hogwarts con il motto Draco dormes nugual titillandus, non disturbare il drago che dorme. Qui ci sono due cuscinetti, l'espositore è in legno, ma è in legno laccato, quindi effetto lucido ed è molto, diciamo, ben costruito. Qui c'è scritto Hogwarts, ora zoom. Con due bacchette disegnate, anche dall'altro lato c'è il segno di Hogwarts. Ora giro, dietro c'è Harry Potter TM, Warner Bros. E tutto il resto. Qui ci sono due viti che servono ad agganciare i due supporti, i due ganci interni che reggono la bacchetta, mentre sotto è in legno e ci sono i cuscinetti ai quattro lati per non graffiare la superficie dove si adagia. Questo qui è vetro plastificato, nel senso dovrebbe essere un tipo di vetro che se cade a terra non si rompe, ma non ho fatto la prova. E qui è riprodotto, diciamo, il bordo di ottone che permette di essere alzato e di arrivare all'interno. L'interno, come vedete, c'è lo specchio sotto, poi è foderato di velluto rosso. Qui ci sono i due gancetti. Dietro ci sono le viti, le quali vi considero di non svitare mai, e qui permettetemi, c'è l'opera d'arte, la bacchetta di Sambuco, la stecca della morte, la bacchetta del destino, la bacchetta di Suriello. Ho recitato quasi tutti i nomi che mi venivano, la bacchetta della morte, come la chiamano sotto vari nomi. La storia del film è lunghissima, questo è uno dei doni della morte. È la bacchetta data in dono al primo fratello, al fratello Perewell, secondo la storia, che comunque è stata costruita da quei tre abili fratelli. È una bacchetta molto bella, corrisponde in tutto e per tutto alla descrizione, diciamo, cinematografica. La vediamo in vari film, la vediamo nell'ultimo film soprattutto. Che cosa ha di diverso dalle altre bacchette? Questa qui non è prodotta. Come potete vedere, ecco, vedete, fa un particolare suono se ci tocco con gli anelli, perché questa qua non è resina ma è bronzo. L'ho pagata, diciamo, questa mi ricordo il prezzo, 170 euro. Il prezzo non lo puoi dimenticare. È una delle bacchette della Noble Collection, quindi è prodotta in bronzo e poi è
comunque placcata e colorata, come potete vedere con i colori autentici. Vedete, ci sono il corpo che diventa più fino a mano che sale, con i vari nodi. Aspettate che zoom. Ecco qua, quella era una runa. Poi giro. Maledetto zoom. Questa è un'altra runa. Insomma, qui c'è quella parte bianca inciso in runico e termina così. È una bacchetta molto bella. Anche di questa ce ne sono varie versioni. Se comprate la versione di bronzo, la dovreste pagare, mi pare, una trentina di euro, 34 euro, spedizioni escluse. Se comprate poi la versione scatola, perché ce ne sono due versioni, c'è quella normale che è una trentina di euro, poi c'è quella scatola di Ollivander che cambia soltanto la scatola, e quella lì la pagate, mi pare, una quarantina di euro. Se non sbaglio, c'è anche quella con la luce, quella costa una ventina di euro, una 25 euro. Poi, se volete fare come me, io l'ho acquistato questa in bronzo e l'ho pagata 170 euro. Bravo il fesso, diranno alcuni. No, non è così. A me piace collezionarli. E questo qui era un oggetto che non poteva mancarmi, era uno dei doni della morte. Era la bacchetta di Sambuco, era la bacchetta di Silente, la bacchetta che ha usato Voldemort. Insomma, era uno degli oggetti molto belli. Questo, avendo questa bacchetta e avendo l'anello, a tutti gli effetti ho due doni della morte, anche se non funzionano, ma corrispondenti alla saga. Vedete, i due ganci all'interno permettono di adagiare la bacchetta, aspettate, in questo modo, e di tenerla esposta. È un magnifico oggetto, a mio parere. La bacchetta di Sambuco, voglio sottolineare una particolarità: mentre quella di Voldemort è tasso e piuma di fenice, quella di Harry Agrifoglio è piuma di fenice, la bacchetta di Sambuco, sebbene secondo la storia, ripeto, rimaniamo alla fantasia della Rowling, non fosse, diciamo, stata creata dalla morte ma opera dei fratelli, non cita mai l'anima della bacchetta. Dice solo che è una bacchetta di Sambuco, quindi è come se all'interno non avesse un'anima, o se ce l'ha la Rowling non l'ha mai detto quale sia. Ed è un magnifico oggetto. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo filmato.